Tapiro d'oro a Flavio Briatore, consegnato dal buon Valerio Staffelli. L'imprenditore è stato presente in diverse pagine di diversi siti web, ma anche di giornali, di riviste paginate, non soltanto per via delle sue condizioni di salute, dopo aver contratto il Covid-19 e il coronavirus, ma anche per le dichiarazioni che avrebbero acceso diverse polemiche. Così, dopo aver infilato una serie di sbarioni come tachipirina al posto di tachipirina e Covis al posto di Covid, e dopo aver sostenuto la tesi secondo la quale il virus fosse clinicamente morto, salvo poi essersi lui stesso ammalato, quindi contagiato, Valerio Stoffelli va a consegnare questo piacevole, questo divertente ambito premio, ossia il famoso tapiro d'oro per eccellenza, al buon Flavio Briatore. È il primo tapiro nella nuova edizione di Strisce la Notizia, il famoso TG satirico proprio condotto dal buon, cioè dai buoni Ficarra e Picone. Va bene? Vi ringrazio per l'ascolto. Comunque c'è da dire che Valerio Staffelli portava la mascherina nel momento in cui ha consegnato il tapiro, ma il simpatico Flavio Briatore invece non ha portato la mascherina. Comunque è apparso in splendida forma, con un cappellino di colore nero e sorridente, infatti ha mostrato un sorriso smagliante. Grazie a tutti, il video termina qua. Ciao da Leandro, narratore italiano.